Alfonso, dove stai? Una terra di lavoro. Don Pepe, voi lo sapete, io per voi sarei disposto a fare qualsiasi cosa. Qualsiasi cosa, Don Pepe. Vota Vincenzo Cacace. Surprise. Lui è il nuovo badante, il sostituto del sostituto di San Pat. Ma non era più nocciola? No, signore, questo è nuovo. Mi dispiace, dottore, è uno sconcio. Sono licenziato. Affo, non fargli il credito, non fare come me. Into Paradiso, opera prima, un grande successo, direi. Ma grazie, sono contenta, ma qua sono stata accolta benissimo, mi sono molto divertita, sono onoratissima tra l'altro di essere alla Cineteca di Bologna e quindi che dire, grazie, sono proprio contenta. Trovati una raccomandazione. Io tengo una persona importante, solo che gli devi portare un piccolo regalo. La mia era, l'idea era quella di cercare di raccontare l'Italia multiculturale sotto un profilo un pochino più, insomma, ribaltando un po' di prospettive, un po' di leggerezza, di ironia. E quindi ho trovato a Napoli le condizioni ideali per farlo, perché a parte che Napoli è una metropoli multiculturale molto, secondo me, interessante e anche indicativa, insomma, dell'Italia. Cioè Gianfelice Imparato dice che è un laboratorio sociologico. E poi ho trovato questa comunità di sri-lankesi che a Napoli è organizzata in una, insomma, in un'area abbastanza ristretta, e quindi si è organizzata molto bene, hanno scuole, hanno un tempio buddista, hanno una televisione, e quindi insomma ho trovato le condizioni giuste, ho fatto un po' di ricerca, 4 mesi, e poi dopodiché eccoci qua. Aver girato questo film, ha detto, in 5 settimane, no? Un mezzo miracolo. Sì, no, sì, sì, devo dire sì, io ogni volta che lo vedo penso che sia proprio un miracolo. E invece, se vogliamo dare un consiglio, no, per i giovani che anelano a fare questo mestiere? Coraggio, determinazione e, guarda, dunque, Herzog diceva questo, io ho fatto un seminario con Herzog, Herzog ha un giovane italiano che diceva ma sai, è difficile, come si fa, non ci sono i finanziamenti. Herzog gli ha detto, ma guardato come fosse TI, gli ha detto, ma c'è il digitale, ma non... cosa è difficile, non c'è nessun alibi, nessuna scusa che tu puoi mettere, perché tu prendi la tua macchina digitale e fai un film, qualcosa ne verrà fuori. E quindi, ragazzi, in bocca al lupo e coraggio, che la strada è lunga. È un politico, mangia tutto.